Siamo in onda? Siamo in onda. Allora, ciao amici di Potere Robotico, recensiamo Kilo. Ah! Un manga di Noriko Yagi, Claymore. Ale. Cos'è Claymore? Che manga è? Che cosa perché è? Perché l'hanno fatto? È finito? Non è finito? Ci sono un sequel, un prequel? Un Badaviercule? Un film? Un filler? Un trouble? Un trans? Ci sono dei trans? Ma sembra, può essere, eh. Vabbè, niente, torniamo seri. C'è casino, allora. Al basso? Sì, forse è meglio. Va a cagare. Ma metti anche un attimo in pausa. Lascia quel faccione lì molto inquietante. No, ma dove c'ho? Ah, è qua. Anche perché stiamo parlando comunque sia di un manga che vi farà fare qualche incubo, secondo me. Un po' violento, eccetera. Allora, intanto, questo è un seinen. Cosa vuol dire? Non è né uno shonen, né uno shoujo, ma è un seinen. Praticamente, i seinen sono dei manga a tematica adulta, tra virgolette, con però scene di particolare violenza, comunque crude. E quindi un seinen è praticamente una versione più adulta di un... Ma lei vada avanti, non si preoccupi di quello che succede di uno shonen di qua. No, vabbè. Il seinen comunque è una versione più adulta, con probabilmente anche più violenta, di uno shonen. I shonen sono i cosiddetti manga per ragazzi, con ma tipo Dragon Ball? Tipo Dragon Ball. Ecco, Dragon Ball è il chiaro esempio di shonen. Ah, ok. È lo shonen per antanomasia. Un po' per tutti. Sì, come può essere One Piece, come potrebbe essere Bleach, come eccetera. Mentre un seinen è sempre un manga, tra virgolette, di azione, eccetera, però con un po' più pensato, un po' più articolato. Tematiche più adulte, vero? Più... E Claymore è un manga di questo tipo. Con, naturalmente, vediamo scene di particolarmente crudeli, cruenti, eccetera. Per dire, l'attacco dei giganti è un shonen, cioè un seinen mascherato da shonen, o viceversa. Comunque sia a tematiche molto adulte, però apprezzata anche da un pubblico giovane. È commercialone. Mentre invece Claymore è un po' meno commercialone, sebbene abbia fatto un buon successo, ne sia stato tratto anche un anime di discreto successo, con buone animazioni, eccetera. E poi adesso andremo a vedere anche l'anime. Allora, cosa troveremo in Claymore? Troveremo violenza, azione e figone. E tanta nostalgia. Guarda, avrei voglia di... Mi dica. Niente, non ci sono commenti su di lei, straccione. Meno male che stasera non facciamo una straccionata, se no ne vedremo delle belle. Allora, come dicevo prima, Claymore... cos'è una Claymore? Qua. No, ma in per sé il termine è proprio Claymore. Sono le cosiddette spade bastarde, che sono delle spade abbastanza grosse che possono essere impugnate sia a una mano che a due mani, per questo viene chiamata anche spada bastarda. Queste guerriere, tutte al femminile, brandiscono queste Claymore e sono divise per zone, dato che sono su quest'isola sperduta e ognuna, diciamo, amministra la sua zona. Noi avremo a che fare con Claire, che è la guerriera numero 47, quindi è quella in graduatoria più bassa. Sono numerate, via. Sì, e vanno in ordine di forza. La più debole è quella col numero più alto, a scalare fino alla numero 1, che è la più forte. Spaccaculi. È la spaccaculi della generazione corrente, o comunque la più forte guerriera. Noi troveremo Claire, che è questa guerriera che poi impareremo ad amarla, ad ammirarla e a conoscere la sua storia, che è particolarmente truce e sofferente, scopriremo queste Claymore, come nascono, contro cosa combattono e è quello che adesso qui infatti vediamo Claire che arriva possente e queste Claymore danno la caccia agli Yoma. Gli Yoma cosa sono? Sono praticamente dei mostroni che però prendono
le sembianze umane, quindi si camuffano in mezzo agli umani e tu non li sai più riconoscere. Mm. Questi Yoma però hanno bisogno di nutrirsi. E di cosa si nutrono? Si nutrono di esseri umani. Praticamente lo Yoma si mangia... Se per mangiare, non mangia un budino, mangia le viscere di una persona. Sì. Molto semplicemente. Molto semplice. E le Claymo sanno riconoscere a colpo d'occhio che gli Yoma. Perché si nascondono... Esatto, come però si loro dice... sono le streghe dagli occhi d'argento, uh-huh. E questi occhi d'argento gli permettono di riconoscere in ogni caso uno Yoma. Uno Yoma. Hanno anche gli altri... sensi molto fini come l'udito, l'olfatto, quindi non riconoscono gli Yoma solo con gli occhi, ma hanno anche altri sensi che possono permettere di riconoscere questi, questi mostroni. Detto questo, loro danno la caccia agli Yoma per un determinato motivo che scoprirete se leggerete la storia. Vi posso far vedere un attimino, che adesso vediamo anche i disegni che non sono male. È chiaro che questo, il primo numero è anche abbastanza datato, che vediamo Claire che si schiaffona con uno Yoma, vediamo Raki eccetera, poi faremo conoscenza di vari personaggi. L'unica particolarità delle Claymore è che adesso noi le vediamo in abiti civili che hanno i loro occhi in argentati. È chiaro che quando scatenano la loro forza bestiale gli occhi da argentati diventano di colore dorato, ecco, e lì scatenano la loro potenza alla proprio da spaccaculo, che lì non ce n'è più per nessuno. Il discorso è come queste super guerriere vengono generate. Queste guerriere si generano, sono praticamente loro degli ibridi, metà umane e metà Yoma, praticamente. Questa corporazione che praticamente ha la gestione di queste Claymo, cosa che fa? Prendono bambini in tenera età, contratti, gli impiantano dentro degli organi di Yoma. Di Yoma. Quindi praticamente mantengono la loro umanità, però prendono la forza dello Yoma, quindi di rigenerarsi più veloci, più scattanti, eccetera. È chiaro che comunque sia in tutto questo... ci sono poi anche degli... non ci sono solo lati positivi, ci sono anche dei lati negativi. E cosa succede se una Claymo, se la parte della Claymo, praticamente la parte dello Yoma dovesse prendere il sopravvento su quella umana, scoprirete soltanto se leggete il manga o guardate l'anime. Vi dico, l'anime è particolarmente bello e io ho preso il manga proprio perché ho visto l'anime. È chiaro che poi l'anime... circa l'episodio 20 prende una strada che equivarrebbe al manga numero 10. Il manga è terminato, sono 27 numeri, e la storia è completamente diversa. Dipende voi cosa volete fare, se vi basta vedere il manga e l'anime e avere un finale un po' così o leggere la vostra tutta la storia, che io vi posso dire che è particolarmente, su cui vedete anche Claire quando poi diventa, infatti cambia anche poi l'espressione del viso, quando eccetera. Si incazza, quando diventa, praticamente scatena la sua forza bestiale. Vediamo come dicevamo prima che le Claymore sono numerate, no? Cioè il numero più alto più sei debole, e quindi la numero uno sarà la più forte. Esatto. Ma rimangono così o una che non so, è la 20, riesce a diventare la 15? Se si può far carriera. Se si può far carriera. Non si può dire. Non lo so, cioè, questo è un quesito che scopriremo, se leggiamo. Secondo me è meglio scoprire leggendo perfetto. Il corso della storia. È chiaro che noi conosceremo Claymore, o comunque ne sentiremo parlare a lungo questa storia, di Claymore che erano precedenti a questa generazione. E quindi poi scopriremo Claymore che appartengono a questa e alla precedente generazione. Quindi alla tua domanda verrà data una risposta, una può fare carriera o no. Meno, affinare la propria tecnica, eccetera. Diciamo che Claire ha un passato molto particolare. Che non sto lì a... Non stiamo qua... Perché sennò vi spiegherei la storia, eccetera. Ci sarà anche un motivo perché questi guerrieri ibridi tra Yoma e essere umano sono prettamente femminili.
e non ci sono uomini, okay. Che ha anche spiegato questo motivo, perché comunque sono stati fatti, viene spiegato un po' tutto, vengono comunque fatti degli esperimenti sugli uomini. È chiaro che sull'uomo la carne ioma reagisce in maniera un po' diversa, quindi anche lì si cercherà poi di capire il perché e per come. Vedi, lei mi dice a me, vabbè, ma io posso, ho capito. E niente, basta, cioè, bisogna dire altro. No, io vi posso dire una cosa, comunque sia, che la storia è bella, i disegni meritano, l'edizione Star Comics è comunque adeguata al prezzo che viene esposto, quindi non era neanche un manga particolarmente costoso, che non è neanche dotato di sovraccoperta o quant'altro, ma proprio nuda e cruda anche la carta, non è che sia proprio di quelle che mi piacciono a me particolarmente bianche, più palpabili, più non so. Sì, qui adesso vediamo uno Yoma poi nella sua bruttezza. Tu mi dici che quando hai guardato l'anime ti eri anche, anche fatto anche degli incubi. Ma forse sì, perché io mi ricordo Claymore come un anime molto bello, che però forse sì, nel finale si perdeva un po'. Beh, che non è il finale dell'anime, non è è diverso da Però il problema è che adesso lo ricordo poco, anche il finale del manga purtroppo, che è finito pochi mesi fa, almeno l'edizione italiana ha avuto l'ultimo numero uscito poco, e purtroppo anche qui nel finale non ci siamo, non ci siamo. Purtroppo la, perché la partenza è buona, magari devi tenerli così lunghi, l'impostazione è buona, ma probabilmente non saprei neanche come finirlo, come finirlo. Perché comunque sia, se lo vuoi finire lo puoi finire, non... e dai, adesso è meglio che chiudiamo, ragazzi, perché sennò qua, e lo puoi finire comunque bene, ecco, nel senso, invece non finirlo male alla cazzo, alla cazzo, come perché fatto. Ti vuoi inventare chissà cosa e poi dopo è tutto inutile, insomma. Sì, perché ci salutiamo, ragazzi, io vi dico che comunque questo alla fine è un bel anime, un bel manga, peccato per il finale, perché poteva essere fatto meglio. Va bene, speriamo che Noriko Yagi con la prossima opera ci regali qualcosa di più, con un finale migliore, perché comunque la storia ci siamo. Ma ci sarà un sequel? No, è conclusivo. Va bene, possono fare il sequel di tutto quello di che tutto quello che voglio, prequel, sì. Perché sai, comunque possono fare varie generazioni, prima le possono fare chi che vuoi. È chiaro che Claymore, fare un sequel è più difficile. Detto questo, ci salutiamo e alla prossima video recensione di un manga.